Ciao amici del T-Gym, oggi ci troviamo al T-Club insieme al personal Mirko Cantone. Ciao Mirko. Ciao a tutti, benvenuti al T-Club. Mirko, chi si affida, che tipo di clientela si affida a un personal? Allora, il cliente che si affida a un personal è un cliente sicuramente molto esigente e attento alla forma fisica. È sicuramente un cliente che vuole ottimizzare il proprio tempo e raggiungere il risultato nel minor tempo possibile in tutta sicurezza. In una palestra ci sono diverse discipline, è giusto associare anche la sala attrezzi con un personal? Assolutamente sì, perché in sala attrezzi col personal fai un lavoro, ripeto, mirato sulla persona, quindi lavori sui problemi posturali, sulle eventuali problematiche e sugli obiettivi specifici, mentre le discipline guidate sono un lavoro più di gruppo, quindi non può essere cucito sulla persona, ma è un lavoro studiato perché possa essere seguito da tutto il gruppo. Quindi può esserci la signora Maria, ci può essere l'atleta e tutti devono essere in grado di portare a termine le lezioni. Quindi ovviamente sono due lavori differenti, ottimi tutti e due, ma la sala attrezzi rimane comunque lavoro base. Se fatta col personal ancora di più sicuramente. Bene, tu non dai solo consigli fisici, dai anche consigli nutrizionali, giusto? Sì. Do consigli nutrizionali, non sono un nutrizionista, però la nostra preparazione, gli studi fatti ci permettono di dare dei consigli nutrizionali. Diamo dei consigli nutrizionali in base alla tipologia del cliente, alle eventuali problematiche e cerchiamo di consigliare un'alimentazione sana, bilanciata e adeguata al risultato che dobbiamo ottenere. Però diciamo che la cosa più importante è seguire un'alimentazione bilanciata che rispetti i canoni dell'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, e fare un'alimentazione corretta. Qual è stata la richiesta più particolare da parte di un cliente? La richiesta più particolare da parte di un cliente, sono tanti i clienti che fanno richieste particolari. Le richieste più particolari arrivano a maggio quando chiedono di raggiungere la prova costume, di superare la prova costume in un mese o due. Quella è impossibile da raggiungere. C'è stato un consiglio che avresti voluto dare ma che non hai dato? No, questo no, cerco sempre di dare dei consigli che siano utili per aiutare il cliente a raggiungere l'obiettivo. Quindi cerchiamo sempre di essere onesti col cliente e di dirgli ciò che possono e ciò che non possono fare. Mirko, noi ti ringraziamo e ti salutiamo. Grazie a voi, vi aspetto presto al T-Club, ci vediamo presto. Ciao!